Ciao a tutte ragazze e ben ritrovate. Come avevo già anticipato, oggi parliamo dei prodotti che ho terminato per quanto riguarda la cura e la pulizia della casa. E partiamo un po' dal reparto cucina e stoviglia, ecco. Allora, ho terminato queste due spugne, le spugne per lavare i piatti della Risparmio Casa, che ora non vedete, comunque la confezione era questa qui conteneva due pezzi, una nel colore classico, ovvero la parte sopra in feltro verde e sotto gialla, e un'altra invece aveva il feltro rosa e la spugna bianca. No, mi sembra il contrario, il contrario. Allora, le ho pagate veramente pochissimo e sono veramente ottime. Infatti, sì, l'ultima, quella verde, l'ho buttata pochi giorni fa. Per questo ve ne parlo ora, però mi sono durate veramente veramente tanto e non si sono neanche rovinate per niente. Le ho buttate solo per il semplice fatto che dopo un po' comunque mi piace cambiarle, perché sicuramente nelle spugne rimangono i germi, lo sporco. Però per il prezzo bassissimo che hanno mi sono veramente piaciute. Io a volte compro quelle di marca, no? Io non ricordo il marchio, della Villette, eccetera. Però queste veramente ve le consiglio. Allora, cosa c'è scritto qua? Comunque, spugnette con fibra. Sono quindi queste qui. E il colore, quello che vi ho detto, non mi ricordo se ci sono altri colori. Comunque, in particolare, poi quella rosa e bianca è anche carina. Non si trovano sempre. Ve le consiglio. Poi ho terminato i miei classici due prodotti Stenom, ovvero il prodotto, il detersivo per la lavastoviglie. Vi ho già parlato mille volte, potevo tenerne uno solo, vabbè. Ve ne faccio vedere uno, è sempre questo qui, è il prodotto per eccellenza Stenom, è uno dei prodotti più famosi del marchio perché in effetti è super 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 valido. La profumazione è quella un po' di agrumi, di limone, non vi lascia la puzza dentro la lavastoviglie e sui piatti, veramente ottimo. E io lo compro maggiormente perché con questo prodotto io praticamente non riempio il serbatoio del detersivo. Quando utilizzo questo Stenom, ne riempio un po' più di metà. Comunque non lo riempio tutto perché comunque è un prodotto molto molto concentrato. Poi un altro motivo per cui lo utilizzo e lo compro sempre è perché mi lascia i piatti molto molto brillanti, lucidi, anche senza utilizzare il brillantante. Quindi quando ho questo prodotto non lo uso. Veramente fantastico rispetto a quelli che troviamo nel supermercato a un costo maggiore. Io approfitto quando è in offerta. Ho un'amica, una vicina di casa che è rivenditrice Stenom e infatti ho fatto anche altri acquisti che vi mostrerò in un video successivo. Poi, sempre un detersivo, però questo per i piatti, non per la lavastoviglie, è questo qui della Nelson, che mi è piaciuto, stavo mettendo negli occhi. È veramente buonissimo e sicuramente ricomprerò, magari quando lo troverò anche in offerta, perché a giro questi li rimettono in offerta. Allora, questo qui mi è piaciuto tantissimo perché allora, la confezione di per sé, che è quella un po' più non riciclabile, formato risparmio, beh sì, penso che comprando questi qui consumiamo meno plastica, questo è poco ma sicuro. Il prodotto di per sé è un po' scomodo, però per chi ha i mini dosatori li può semplicemente mettere lì come ho fatto io, e questo qui lo tenevo sotto il lavello. Comunque mi è piaciuto tantissimo, io ho preso questo al limone perché seppur il prodotto non si presenti così, io l'ho ritenuto molto molto concentrato. Infatti il prodotto era ottimo senza comunque dover utilizzare tanto tanto prodotto. L'ho trovato quindi molto concentrato, infatti qui dice che ha un'azione molto molto sgrassante, rimuove le incrostazioni, dura a lungo, combatte i cattivi odori e rimuove lo sporco bruciato, è vero, molto buono. L'unica cosa che vedevo che anche utilizzandone di più, perché magari avevo tante cose da lavare, mi seccava e irritava un po' le mani. Questo sì. Ok,
poi passiamo a, vabbè, la mia amatissima candeggina, quella Ace, è sicuramente la migliore. Io prendo sempre questa classica, perché quelle profumate non mi piace non mi piacciono le profumazioni. A me l'odore della candeggina piace e sono sicura che non sono l'unica matta, e sicuramente anche a molte di voi, e quindi preferisco la profumazione classica. In quanto a resa sono buone anche le altre. Mia mamma, ad esempio, a casa sua utilizza spesso quelle profumate, però il risultato è lo stesso. Vi parlo per quella Ace, poi le altre non so. Comunque io maggiormente lo utilizzo per il bagno, proprio per poche volte, anche per il bucato, proprio quando ho qualche esigenza in particolare. Però sinceramente non amo mettere la varichina nel bucato. Io lo utilizzo maggiormente per disinfettare i sanitari del bagno. L'ho terminata utilizzandola pochi giorni fa per pulire meglio il piatto della doccia, e lo utilizzo anche per lavare, non so, molti stracci, il mocio. Quindi metto un po' d'acqua, varichina e lascio agire per un po' di ore. Maggiormente, quindi, questi sono utilizzi che io ne faccio, più altre cose che capita qua e là. Comunque questa è quella da 3 litri, io maggiormente mi trovo bene con questa. E questa è d'abitudine. C'è anche più piccola, che sicuramente è più pratica, però ne utilizzo spesso, quindi preferisco comprare direttamente questa da 3 litri. Poi invece passiamo ai prodotti per il bucato. Ho terminato due detersivi. Quello che ho terminato prima è stato questo della General, questo per i prodotti per i capi colorati. Mi è piaciuto tanto, non lasciava un particolare profumo, però per me non è importante, perché io comunque poi utilizzo quasi sempre altri prodotti, profumi per il bucato, ammorbidenti, eccetera eccetera. Comunque, per quanto riguarda proprio la pulizia del bucato, veramente buono. Questo in particolare, niente, il color basta separare, niente, io lo utilizzavo ovviamente a 40 gradi per i colorati. Questo è quello da 2 litri, buono. Poi ho terminato, questa è anche la prima volta che l'ho utilizzato, mi è piaciuto veramente veramente tanto, è questo detersivo per il bucato di Home Circus, il marchio che ha Tigotà, di cui sentivo sempre parlare, però di Home Circus non avevo mai provato nulla. Il primo prodotto che ho voluto provare è stato questo qua, che è il detersivo sempre per lavatrice, anche quello per lavatrice. E poi qui dice che è efficace già a freddo, questo conteneva bicarbonato e ha una tecnologia che neutralizza gli odori, e c'erano varie profumazioni. Io ho preso questa classico, che aveva una profumazione fresca, sì. La profumazione è molto quella dei detersivi in polvere, mi ricorda molto questo. E mi è piaciuto veramente veramente tanto. Io questo l'ho preso in offerta, quindi non vi so dire il prezzo. No, questo era da 1,5 litri, mi è piaciuto, e vi dico, io con questo ci ho fatto un po' tutti i colori, ho fatto sia bianchi, neri, anche perché qua diceva che andava bene un po' per tutto, quindi io ci ho provato a fare i bianchi, colorati, tutto, e andava bene con qualsiasi lavaggio e temperatura. Questo soprattutto ve lo consiglio, mi è piaciuto veramente tanto e in futuro sicuramente lo ricomprerò. Poi ho terminato due miei amori, che ora che li ho scoperti so già per certo che li ricomprerò. A me piace provare varie cose, anche se ho dei prodotti che sono i miei best seller, mi piace sempre provare cose nuove, però questi li ricomprerò sicuro. E sto parlando dell'ammorbidente Lenore, che comunque in generale io già sapevo. Lenore è proprio il mio marchio preferito per quanto riguarda l'ammorbidente. Poi ognuno, comunque, ho capito che ha il suo marchio di ammorbidenti preferito. Per alcuni esiste solo Coccolino, per alcuni non so, non mi viene. Oltre a Lenore, un altro famoso, oltre a Coccolino, ora non mi viene. Comunque a me è Lenore, infatti anche quando vivevo con i miei, a mia madre dicevo sempre di comprare il Lenore.
tra cui una profumazione in particolare, comunque non ricordo il nome, comunque quello che ha la boccetta viola e odorava tantissimo di caramelle. Comunque questa è proprio la profumazione più buona del mondo per me, perché è dolce ma non troppo, e anche una leggera proprio profumazione di fresco. Comunque quello ha i fiori di seta, ha una profumazione delicatissima, però allo stesso tempo, anche mettendone poco, si sente, anche perché Lenor comunque è un ammorbidente abbastanza concentrato. Infatti anche qui lo dice che è un ammorbidente concentrato. Poi ancora cosa dice? Che sono essenze estratte dalla natura, e questa in particolare essenza rinvigorante e ricostituente. Vabbè, comunque questo dice da 22 lavaggi ed è un 550 ml. Ragazze, è la fine del mondo. Ha una profumazione così delicata che va bene anche per dare profumo a chi ha i bambini, no? Che quindi vuole lasciare un profumo però molto molto delicato. Io non ho bambini in casa, però veramente questa è una profumazione adatta a tutti. La dovete provare. Perché comunque descrivere così la profumazione è anche un po' soggettivo, secondo me. Però veramente mi piace tantissimo per tutto. Io mi piaceva molto per le lenzuola, ma anche per i capi, perché io in generale ho delle ammorbidenti, delle profumazioni che utilizzo per non so, le lenzuola e altre per i vestiti. Invece questo mi piaceva per tutto. Provatelo, ragazze, provatelo. Comunque questo qui, che ha questi fiori bianchi, sono i fiori di seta. Fiori di seta. Fantastico, lo amo. Un altro amore, un'altra scoperta è questa, che è un'essenza, quindi un profumo, un'essenza del marchio Mami Milano. Ho trovato questo prodotto per caso, addirittura in un negozio che vendeva bomboniere, articoli per la casa, quindi non era in un acquistapone, pro shop, tipo da. È infatti un marchio che non troviamo in questi negozi, perlomeno io non l'ho visto. Costicchia un po' il prezzo, il costo di questa essenza da 200 ml è di 9,90, però questo negozio stava facendo doveva fare il rinnovo locale e quindi era tutto al 50%, quindi l'ho pagato 5 euro. È fantastico. Io praticamente l'avevo preso alla profumazione di talco, che è quindi profumo di talco allo stato puro, e anche con questo prodotto veramente molto concentrato, quindi ne basta veramente veramente poco. L'unica cosa è che questa è un'essenza, non è un ammorbidente, quindi l'andavo ad utilizzare quando dovevo lavare qualcosa che non avevo bisogno di avere anche l'effetto ammorbidente, quindi semplicemente volevo dare un po' di profumo. Veramente veramente buono, quindi io lo utilizzavo, non so, per i miei copridivano, così profumava anche la casa. Poi cos'altro, non ricordo, perché comunque questo è stato uno dei primi prodotti che ho terminato. Comunque il marchio è questo qui, che poi proprio pochissimi giorni fa ho visto che una ragazza che seguo su Instagram, che ha tantissimi follower, praticamente aveva ricevuto un pacco da questa azienda, da questo brand, e aveva ricevuto tantissimi prodotti, tra cui un'essenza. Però non aveva ricevuto la profumazione talco, ma un'altra. Comunque ci sono tantissime altre profumazioni. Veramente, veramente buono. Però comunque ha un costo e comunque è un di più, perché vi ripeto, non ha un effetto ammorbidente, è semplicemente un'essenza. Questo ovviamente è l'ideale per le persone come me che amano questi prodotti, profumatori per la casa, profumatori per il bucato. Infatti sapete che io acquisto spesso anche gli spray, profumatori per il bucato. Comunque, ultime cose che ho finito sono delle candele, sono tutte di Yankee Candle. Allora, in ordine, ho terminato questa, come si chiamano, le volitive di Yankee Candle. Questa era una profumazione invernale, ovvero Frosty Gingerbread, e la candela era color un bordeaux, diciamo, un rosso mattone, ecco, un rosso mattone. La profumazione era questa, ragazzi, era buonissima. Dalla carta si sente ancora tantissimo l'odore. Comunque la profumazione era quella dei biscotti di zenzero, i biscotti tipo dell'IKEA. Mamma mia, che buona! Mi piace perché si sente molto lo zenzero, le varie spezie,
e non solo la cannella, perché alcune profumazioni invernali, non solo Yankee Candle, ma in generale, alla fine sono tutte la cannella. Invece in questo si sente molto altro. In particolare, comunque, proprio di biscotti allo zenzero, buonissima. Poi ho terminato questa giara piccola, la profumazione, questa mi è stata regalata invece, era Autumn Pearl, ovvero la cera era lilla, comunque aveva un profumo molto delicato, quasi tipo di ammorbidente, misto a proprio un profumo che si indossa sul corpo, però veramente, veramente leggero, principalmente un odore fresco. Con una nota talcata, però lievemente. E, ragazze, buona le prime 2 volte che l'ho accesa. Poi questa candela, di questa candela non si avvertiva più nessun profumo. Niente. Quindi questa assolutamente bocciata, perché dopo 2 volte non si sentiva niente. L'accendevo, l'ho utilizzata fino alla fine, ma non si sentiva nulla. Ultima, che era la mia preferita, era la mia preferita fino a poco tempo fa. Comunque, ho terminato la giara media, sempre Yankee Candle, in particolare la profumazione Clean Cotton, che aveva la cera tutta bianca. Allora, Clean Cotton era la mia profumazione preferita, perché appunto è proprio l'odore di bucato. Pulito, di bucato appena steso, infatti che carino, qui si vede anche il disegno del bucato appena steso all'aria. Pensavo fosse la mia profumazione preferita, come vi ho detto, perché il profumo di sé mi piace. Peccato solo che anche questa profumazione, dopo un po' di utilizzi, non si sente nulla, poco 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 e niente. Invece ora sto utilizzando un'altra giara media, che veramente me ne manca poco, ma comunque odora ancora tantissimo. Questa come profumazione di per sé mi strapiace, però peccato che dalla metà in giù non si avverte più niente. Questo è dovuto al fatto che comunque è una profumazione delicata, quindi essendo già delicata di per sé, man mano perde la propria fragranza. Peccato perché mi piace veramente tanto. Ecco qua, ho terminato. Fatemi sapere se conoscete qualche prodotto e cosa ne pensate voi. Io quindi vi saluto, ci vediamo in un prossimo video, sicuramente tutt'altro genere, sapete che varia un po'. Fatemi sapere come state passando questi giorni, che per me personalmente comincia a essere un po' pesante, sicuramente anche per voi, però dobbiamo tenere duro. Io comunque non sto uscendo mai, vi dico la verità e so che sto sbagliando, sono una grande fifona, uscire, cioè nel senso andare a fare la spesa perché è l'unica cosa che possiamo fare, mi mette molta tristezza, quindi la spesa la sta facendo mio suocero e sotto il portone me la lascia. Io non ho il coraggio, uscire, stare lì a distanza con le mascherine. Mi crea, sì, ve lo dico, uno stato molto molto ansiogeno, quindi sto evitando e più penso che forse dovrei uscire, più mi metto ansiosa. Quindi niente, sta uscendo mio suocero, va a fare la spesa per entrambi e me la lascia sotto, perché lui esce volentieri e mi dice per lui non ci sono problemi, mi dispiace però non riesco a fare questo passo. So che più non esco, più è peggio, lo so, però se posso evitare, evito. Ci vediamo in un prossimo video, quindi ciao a tutte ragazze.